l'ultima edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. Una sconfitta già digerita e archiviata, la testa è già a Livorno. Il Palermo non fa drammi dopo la sconfitta con la Roma, pensa già al prossimo match di campionato che sarà domenica al Picchi contro la formazione di Fernando Orsi. Stefano Colantuono per la partita contro i Labronici recupera Diana e Brienza, che domenica scorsa non sono potuti scendere in campo a causa di squalifica. Del tutto recuperato invece il centrocampista Giulio Migliaccio e l'australiano Mark Bresciano, che in occasione dell'incontro con i giallorossi hanno dimostrato di aver raggiunto già uno stato di forma ideale. Un peccato perdere così, ma non facciamo drammi e andiamo avanti. Il tecnico del Palermo, Stefano Colantuono, si è già lasciato alle spalle il match contro la Roma. Questa squadra ha solo bisogno di lavorare e riuscire ad assimilare bene certe cose, ha aggiunto il tecnico di Anzio. Lavorando e conoscendoci meglio con i miei giocatori potremo fare veramente bene. Adesso la Roma è una macchina perfetta, ma nei primi sei mesi della gestione Spalletti non è andata benissimo. Nel calcio, come in ogni cosa, ha aggiunto, ci vuole del tempo per vedere i risultati. Colantuono ha poi lasciato aperto uno spiraglio ad eventuali arrivi negli ultimi giorni di calciomercato. Intervenuto su Stadio News 24, il presidente del Palermo, Maurizio Zamperini, ha commentato così la sconfitta per 2-0 rimediata domenica sera al Barbera ad opera della Roma. Abbiamo pagato l'approccio alla gara quando i ragazzi hanno mostrato troppo timore e reverenziale nei confronti dei giallorossi, ha detto. A centrocampo è mancata la condizione di parecchi uomini e questo ci ha costretto a schierare giocatori fuori ruolo. Tuttavia sono contento della reazione che abbiamo avuto nella ripresa, ha aggiunto. Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere e un ottimo potenziale offensivo. Zamperini ha poi rivelato che il Palermo è tornato a pressare il Catania per il centrocampista Fabio Caserta, ha invece smentito l'arrivo del portiere livornese Marco Amelia. Davide Materini è a un passo dal trasferimento a Livorno. Il Palermo infatti avrebbe già definito la trattativa, che potrebbe essere ufficializzata oggi. Il trasferimento in terra labronica è stato confermato dallo stesso attaccante a Stadio News 24. Il Livorno inoltre avrebbe cercato la disponibilità del club rosanero alla cessione di Federico Aiardi, trattativa slegata da quella per Marco Amelia. Troppe richieste ed ecco che il Palermo riapre la campagna abbonamenti per la stagione appena iniziata. La società rossonera ha infatti comunicato di aver riaperto la sottoscrizione delle tessere per la stagione 2007-2008. Sono stati infatti tanti tifosi rossonero che non hanno potuto prenotare il posto per l'intero campionato. Finora sono circa 19.500 i supporters che hanno sottoscritto l'abbonamento. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.